Ritratto di donna. Non conoscevo quella donna, eppure fin da subito mi ispirò il reverente rispetto dovuto a un monaco in preghiera. Sembrava una statua, tanto era immobile e paziente, scolpita non nella pietra, ma con il vivo legno, un albero della ruvida corteccia. Non la conoscevo, ma ne ero quasi certo, riuscivo a decifrare i solchi tracciati dal tempo sul suo viso, fino a estrapolare la memoria delle emozioni. Ecco, lì, una notte insonne, un guizzo di sorriso, un tamburellare di preoccupazione che aveva modellato la fronte, un filo di rimpianto lungo le guance. E ovunque, sopra ogni ruga e sotto la pelle, una sopportazione tenace e robusta, uno spirito di guerriera. Mi meravigliai di ciò che vedevo racchiuso in quel fragile corpo. Non nascondeva i capelli bianchi, nella sua età. Non si ricopriva di belletti o gioielli, e le uniche concessioni al suo abito scuro, tanto semplice da definirsi monacale, erano un paio di nodi a fiocco sulle scarpe e una fascetta al polso sinistro. Chiaramente, nella società dell'apparire, lei aveva scelto di essere. E io non vedevo l'ora di conoscerla.